Nicholas Vaporidis si è conquistato l'approdo in finale ritagliandosi il ruolo di principale interprete di quest'edizione dell'Isola dei Famosi. L'attore romano ha infatti discusso con un lungo elenco di naufraghi e nell'ultimo periodo si è accanito contro Nick Luciani. L'ultimo infuocato scontro andato in scena in Honduras è stato innescato dal confronto tra Edoardo Tavassi ed il cantante dei Cugini di Campagna che ha spinto l'attore ad inserirsi nella discussione. Sentendosi chiamato in causa, Vaporidis non ha perso tempo per farsi sotto e così mettere ancora una volta nel mirino Nick, che in seguito ha palesato il suo disappunto per non aver avuto modo di rapportarsi con Edoardo e magari chiarirsi, perché l'attore si è inserito nella loro conversazione facendo deragliare il binario della discussione. Esasperato Nick Luciani ha alla fine sbottato con veemenza contro l'attore. Io con te ce l'ho, che rompi il c asterisco 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 come stai a fa, che mi fai uscire fuori. Un'uscita che ha fatto da assist per l'incursione all'attacco di Nicholas Vaporidis che infervorandosi ha replicato al cantante. Questo è Nick, quest'uomo è Nick, non il mite finto. Questo è Nick, fallo uscire fuori, invece di essere finto. Tutto il tempo che sei finto, fallo uscire fuori quest'uomo, invece di parlare e dire ci asterisco 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 te. Parla. Perché sei finto? Una filippica che l'attore non vedeva l'ora di manifestare, per dimostrare la sua tesi, secondo la quale il cantante dei Cugini di Campagna ha deciso di vestire il ruolo del finto buono. Vaporidis ha voluto precisare con i suoi compagni di avventura in Honduras le ragioni della sua reazione veemente contro Luciani commentando, Nick oggi ha fatto vedere chi è, finalmente, dopo 84 giorni che siamo qua. Non è l'uomo che credevamo che fosse. Il suo atteggiamento è un atteggiamento di opportunista, ipocrita, che ha soltanto sfruttato il momento a suo favore. Non si è mai esposto pubblicamente, non ha mai voluto dire la sua se non alle persone interessate, accondiscendendo a ogni persona con cui parlava. L'attore ancora una volta non si è risparmiato nel dare un parere critico sui concorrenti di quest'edizione dell'Isola dei Famosi, confermandosi uno dei principali protagonisti.